Tutti ben ritrovati in un nuovo video. Il post di questo outfit lo trovate su Instagram e trovate come C4Kate. Allora, i 5 prodotti top del mese di giugno. Oggi è lunedì 4 luglio, è sera e ho avuto tempo solo adesso di girarvi questo contenuto che vedrete domani. Se non avete visto i Finiti Beauty, correte a vederli che sono andati online ieri, che era domenica. Allora, ragazze, il primo prodotto top di questo mese. Più che un, sì, è un prodotto, ma di per sé è una tips, un consiglio che già se seguite i video dovreste aver recepito perché ve l'ho accennato, eccetera. Ho avuto modo di testare al meglio l'utilizzo di che cosa? L'utilizzo di una blender, Simi Beauty Blender, che tra un po' questa passerà a miglior vita, ragazze. Sto temporeggiando, ma ahimè dovrò sostituirla. Questa era buonissima da utilizzare, ne ho un'altra. Purtroppo ho buttato la confezione, ve l'avevo fatta vedere in un video dedicato alle ciprie, ma ancora l'anno scorso, non quest'anno, che l'avevo fatto intorno a maggio, se la memoria non mi inganna. Proprio la confezione, credo che fosse EP Makeup, una cosa di questo tipo, ma se voi mi piacerebbe riuscire a farvi sentire la morbidezza di questa blender che l'ho lavata, rilavata, stralavata, però purtroppo ragazze, temo che la vedrete nei Finiti Beauty di luglio, ne ho delle altre, poi ne parliamo. EP Makeup, una cosa di questo tipo. Allora, l'ho testata negli ultimi 3 mesi e mezzo circa, se non addirittura 4. Ve ne parlo solo adesso perché ho avuto il test completo con il gran caldo, che è inutile che lo descriviamo, credo che lo stiamo vivendo tutti. Allora, ragazze, bagnandola non mi ha dato problemi di alcun tipo. L'effetto con la blender, Simil Beauty Blender, con la spugnetta bagnata è ottimo sulla stesura di tutto il contorno occhi del correttore. Sapete se mi seguite che io non utilizzo il fondotinta o comunque non sempre, salvo il fatto di quando magari provo qualche novità come il siero di L'Oreal Accor Parfait con l'acido ialuronico. Se avete seguito i video lo sapete, in casi eccezionali lo utilizzo quando mi parte il trip, se no tendenzialmente io sono una persona che fa la base trucco con i correttori, santi correttori. Quindi vi dico, la spugnetta bagnata mi ha aiutato nella stesura al meglio del correttore, con le temperature normali, con le temperature più fredde, marzo-aprile si stava già benino, però comunque ci sono state delle giornate abbastanza più fredde rispetto alla norma. Ma la prova finale l'ho avuta, ragazze, con il caldo. Se avete visto l'ultimo Get Ready With Me, che è abbastanza recente sul canale, quello Mi preparo con voi effetto gran caldo. Avete visto che adesso io il correttore lo metto sostanzialmente qua. Sì, ragazze, non ho ancora finito quello di Too Faced, non lo nomino più. Quando lo vedrete nei Finiti Beauty vorrà dire che è finito. Però al di là della marca del correttore, io quest'anno non ho ancora comprato e non credo che comprerò, le ultime parole famose, però in teoria dovrei non comprarlo, il fondotinta estivo, quello di Shiseido barra Collister. Mi sto giostrando al meglio, credo perlomeno, con la protezione solare, che quella c'è sempre stata, però con questa tips di mettere solo qua il copriocchiaie perché ce n'è bisogno, e con la gestione della spugnetta bagnata vado a tamponare bene, ragazze, è fine giornata, sono le 19:22 e va bene che si vede che sono stanca, mi devo struccare, non ho più ritoccato il rossetto, però il trucco di oggi, ragazze, devo dire che l'effetto è degno di nota. È vero che metto il fissante make-up perché con il super mega caldo non l'ho più mollato. Però ragazze, l'effetto a fine giornata credo che parli da solo. È ovvio che con il cambio delle temperature anche il make-up cambia, però questa è una tips importante e non ho lo stesso effetto se non utilizzo la spugnetta bagnata. L'ho studiato da un po', l'ho testato al meglio questa caratteristica, questo modo di utilizzare la spugnetta e mi sento di consigliarvelo se avete più o meno le mie stesse problematiche. Troppo corposo il correttore, non vi convince, non si stende bene, vedete che va nelle pieghette,
mette, dategli la possibilità con la spugnetta bagnata e non ve ne pentirete. Se andate a vedere l'ultimo Get Ready, vedete che io comunque quando metto i due puntini lo faccio agire qualche secondo, sistemo le sopracciglia, metto il mascara e poi vado a sfumare. Ragazze, una bomba, provate questa cosa e fatemi sapere, non ve ne pentirete, nel senso che comunque probabilmente ho scoperto acqua calda, però vi dico, è top, è ottima questa cosa. Questa spugnetta è buonissima, se la memoria non mi inganna è EP Makeup, una cosa di questo tipo. Fa tanto anche la spugnetta, ragazze, perché io ne ho una, ne ho diverse, ma ne ho un'altra, ragazze, ad esempio questa, che credo che sia Melissa Makeup, una cosa così, è un po' più rigida. Questa va a imitare quella di Real Techniques, poi ne ho anche una di Real Techniques originale. Comunque cercherò di utilizzarle al meglio. Questa purtroppo credo che a luglio, che adesso la vedrete nei Finiti Beauty di luglio, passerò ad un'altra. È ovvio che poi ci sono determinate forme per determinate zone del viso. Tra l'altro ho scoperto recentemente nelle mie indagini continue che certi colori servono per determinate caratteristiche che si vuole dare alla propria base trucco, ma non comprando io la blender originale, perché ragazze, una blender 17 euro anche no, quindi non mi sento di addentrarmi in questo frangente, però effettivamente ho visto che per ogni colore di blender c'è una caratteristica, cioè quella nera serve ad una cosa, quella rosa ti dà una coprenza maggiore, prende meno prodotto, prende più prodotto. In realtà, ragazze, vi dico, io ne ho provate diverse, non una volta, forse una blender anche, però effettivamente la resa è sempre la stessa, tamponare, sfumare. Come secondo prodotto, ragazze mie belle, non mi sono preparata, quindi mi dovete scusare, dopo che vi ho detto appunto della tips della spugnetta, anzi fatemi sapere che cosa ne pensate, come vedete la sezione spugnetta, utilizzo spugnetta. Allora, sicuramente una menzione nei 5 prodotti top del mese di giugno merita, scusate che vi sto raddrizzando, merita l'SOS Primer 09 Illumine le Teint de Clair Ambré, mamma mia, parla come mangi, Caterina, 09 Amber Pearl di Clarins, che se mi seguite sapete che avevo preso perché l'aveva finito mia mamma, mi sono lanciata pure io in questo utile, in questo acquisto. Sappiamo che comunque la base estiva lascia un po' il tempo che trova, il caldo, come reagisce la pelle. Quest'anno appunto vi ho detto che non ho ancora preso e probabilmente non prenderò il fondotinta estivo Collistar barra Shiseido. Mi sto giostrando, sezione correttore, vedi il discorso di prima, e ho voluto prendere questo. Ragazze, lo sto utilizzando praticamente tutti i giorni, salvo qualche mattina che ho qualche turba che non ne ho voglia, e quindi rimango solo col correttore qui, leggero settaggio di cipria, poca, e vado. Se no, lo sto utilizzando tutti i giorni da che l'ho preso, che sono all'incirca, credo, una ventina di giorni, più o meno, giorno più, giorno meno. Come si può vedere, è abbondantemente utilizzato, non è tantissimo, nel senso che sono 30 ml, lo metto, ragazze, con... aspettate che vi dico, con questo pennello qui di Real Techniques, che non è assolutamente nuovo, era un kit di Look Fantastic di parecchio tempo fa, che ho non avevo utilizzato praticamente mai, gli sto dando giustizia nell'ultimo periodo, l'RT200 ed era in un kit, quindi cercate magari da Look Fantastic se vi può interessare, che tendenzialmente questi kit ogni cioè quasi sempre sono all'incirca il 20%, Vi metto magari qualche indizio, qualcosa indicato nell'info box, però curiosate sempre anche da Google e vi appaiono, come vi dico sempre. E lo metto insieme con questa tipologia di pennello e questo prodotto, mi ci sto trovando bene. Ora, io oggi l'ho messo chiaramente a fine giornata, l'effetto è quello che è, però si vede leggermente l'effetto ombre. Se riesco magari farò un post su Instagram dedicato al make-up, adesso mi sto, gli ultimi post sono più outfit, fatemi sapere se vi piace, mi trovate, ripeto, come C4Kate, cercherò di dedicare un post più nella zona del viso a make-up fresco per farvi vedere bene l'effetto,
Ma effettivamente, ragazze, è il colore migliore per questa stagione. Perché dico questo? Perché Clarins fa tutte le numerazioni, c'è il violettino, il verdino, quello per andare a uniformare bene l'incarnato, a strutturare una base completa, a seconda poi di quelle che sono le vostre caratteristiche. Chiaramente io, su indicazione di mia mamma, ho preso questo perché ho detto è bellissimo per l'estate, il colore è super top e tra l'altro l'ho trovato solo su Makeup perché in tutti i siti c'erano tutti i colori tranne questo. Effettivamente l'effetto ambrato è proprio di questo periodo, mi piace, non irrita, non fa pallini, si stende bene, è omogeneo. Fatemi sapere magari se vi può interessare un video dedicato alla stesura di questo prodotto e magari ne parliamo, però effettivamente merita una menzione nei 5 prodotti top di questo mese perché è stato il new in del momento. Quindi, come secondo prodotto, ci piace veramente, veramente molto. Ragazze, poi non so se. Perché per il video dei 5 prodotti top vado sempre un po' in difficoltà, perché effettivamente poi ci sono dei prodotti che sono sempre quel mai più senza, no? Che tu entri proprio nel mood e ci vedi il fondo perché ti trovi bene, perché è performante. Poi certo dipende effettivamente anche, ragazze, dalla stagione, cioè dipende da tutta una serie di cose. Quindi vado un po' in difficoltà perché in realtà vorrei dirvi tante cose, ma chiaramente essendo i 5 prodotti top non è che posso sforare più di tanto. Allora, diciamo che mentre parlo mi vengono le idee, sicuramente merita una menzione che nell'ultimo periodo mi ha, come dire, aiutato nella gestione del make-up barra caldo, uno Sweety Love ombretto cremoso a lunga durata di Clio. Non è assolutamente nuovo, ce l'ho lì da un po'. Usato a momenti alterni, oggi l'ho indossato, ragazze, ripeto, è fine giornata, l'effetto è molto molto bello. Allora, io sto proprio imparando che con il caldo, gli ombretti cremosi, vi ho già parlato di quelli di Shiglam, non mi volevo ripetere, questo insieme a quelli di Shiglam, questo mese mi ha aiutato, questo aiutato mi ha sì, aiutato nella gestione dei make-up con il caldo e ripeto, questo l'effetto mi piace da matti, ragazze. Questo è Creamy Cappuccino. Dai, che si vede. Creamy Cappuccino, dai che lo vedete. Lo sto utilizzando molto nell'ultimo periodo, gli ho dato più giustizia rispetto all'inizio, come si può vedere, ragazze. Come pennello io lo vado a mettere, aspettate che vi dico, con un pennello sostanzialmente a lingua di gatto, più o meno così, questo di Essence, lo vado proprio a tamponare, ma vi spiego perché c'è stato un momento che lo mettevo con le dita, ma devi massaggiarlo, sfumarlo bene, perché se fa un accumulo ti senti l'occhio impastato. Ma messo con il pennello giusto, piccolino, a lingua di gatto, sfumato bene, ragazze, è un trucco estivo a prova di super mega caldo. L'ombretto in crema di Clio mi sta piacendo molto. Avete altri ombretti in crema? Dategli una chance, non necessariamente deve essere quello di Clio. Io ho solo questo e utilizzo questo. Vi ho già parlato di quelli liquidi di Shiglam, ma è un'altra campagna quella, è proprio un'altra tipologia, sono quelli nel packaging tipo tinta labbra. Questo nell'ultimo periodo, insieme a quelli, ma merita una menzione perché di quello ne abbiamo già parlato e questo è un po' più del ultimo periodo, mi sta piacendo veramente molto e tra l'altro è un colore abbastanza passepartout perché si può gestire anche enfatizzarlo per la sera, regge tantissimo, non si sgretola con il caldo, bellissimo. E se vi piacciono i colori neutri, direi che Creamy Cappuccino di Clio Makeup ve lo straconsiglio, magari dritto. Carinissimo e sotto però ragazze io metto, non ve lo faccio vedere, ma un primer in crema che nell'ultimo Get Ready With Me vi ho fatto vedere, sto finendo lo stick, il contour stick di Anastasia che ho utilizzato come primer occhi. Molto 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 buono ragazze. Allora, come quarto prodotto del mese di giugno, quarto prodotto top, ragazze, passiamo alla body care.
se seguite l'ultimo haul, dove non mi ricordo più, farmacia, non so se Igea o qualcosa, dove avevo preso i prodotti di Coda lì che c'era la promo, non mi ricordo più, farmacia Guacci, può essere, c'è l'haul sul canale. Avevo comprato, ragazze, la crema Moisturizing Cream di CeraVe, 450 grammi di prodotto, ragazze. Cioè, me la sto mangiando, non so se si percepisce, ragazze. Questa crema, ho detto, al primo utilizzo, mamma mia, ma che cos'è? Al secondo, oddio, al terzo, questa finisce nei 5 prodotti top del mese di giugno. È l'unica forse che proprio di diritto c'è andata. Non avevo mai provato la crema corpo di CeraVe, comincio ad aver caldo, ok, adesso mi devo struccare. Ragazze, crema idratante da pelli, per pelli da secche a molto secche, l'avevo trovata in super mega offerta, è tantissima, non credo che la finirò in luglio, me la sto mangiando, va bene che siamo solo al 4, la sto utilizzando già da un 2 settimanelle buone, non lo so se la vedrete a fine luglio, magari sì, magari no, è buonissima, ha una corposità strana rispetto a tutte le creme che ho sempre provato, questa è la texture. Cioè si fonde, non so se si è percepito, si fonde. Cioè texture che se, una volta che la tocchi sembra molto corposa, va a ultra fondente, ma è ultra fondente senza creare quella patina odiosa. Si massaggia benissimo, va a distendere la pelle, senti un'idratazione avvolgente, senti quel film sulla pelle ultra buono, ultra idratante, che mi piace da matti. Veramente, ragazze, se non l'avete provata, provatela, non fatevi, come dire, intimorire dalla texture corposa nonostante il caldo, perché io mi ci sto trovando benissimo, si fonde sulle gambe senza creare problemi, non lascia scia, idrata bene. Io trovo anche un leggero effetto compattante, è vero che io nelle zone critiche ho anche l'anticellulite, ma su tutto il corpo, da qui in giù, oltre ad altre cose, questa la utilizzo ovunque, insistendo bene anche sulle braccia, anche se poi sui gomiti sapete che metto anche l'olio, ma si fonde benissimo, non mi dà alcun tipo di problema, è veramente un super top dell'ultimo periodo, quindi soprattutto del mese di giugno, da segnarsi, da riprendere. È mio obiettivo provare altri prodotti di CeraVe, oltre a quelli che ho già provato, sia il contorno occhi, se mi seguite lo sapete, e un detergente viso nel packaging verde. È passato un po', ma l'ho provato. Sono prodotti buoni, non mi ha dato problemi, e anche quelli non mi avevano dato problemi, ma ragazze, questa crema è un super mega top. La prima volta che la beccate in offerta, se non l'avete provata, provatela, anche se non è in offerta, non ha un prezzone, ma è in offerta, ancora meglio. Quarto prodotto top del mese di giugno, stra mega consigliata, ragazze, CeraVe o CeraVe o CeraVe o chiamatela come volete, è un prodotto, sono prodotti che non hanno costi eccessivi, in offerta è sempre meglio, ovviamente ve li straconsiglio, non danno problemi, alle tre cerami di essenziali e all'acido ialuronico, quindi da comprare assolutamente. Allora, ragazze mie belle, come ultimo prodotto, come quinto prodotto top del mese di giugno, ragazze, vi devo segnalare, sono un po' indecisa, sono onesta, nel senso che comunque c'è una linea che mi è piaciuta, della quale ne abbiamo già parlato, ma non so se segnalarvi quella o un altro prodotto. Ma un altro prodotto purtroppo io ho saputo che non viene più fatto, quindi chiaramente forse mi conviene segnalarvi un qualcosa che potete trovare. Allora, vi ho parlato della linea La Bava di Lumaca, che io ho testato e sto utilizzando grazie a mia zia, perché mi ha dato tutta la linea, perché a lei dava fastidio, le prodeva la pelle, eccetera. Se avete visto il video dei Finiti Beauty, sapete che ho finito il contorno occhi, vi rimando a quel video per ulteriori dettagli. E nell'ultimo periodo, in giugno, come secondo siero post acido ialuronico Yalu B5 di La Roche-Posay, che sto utilizzando per la gran parte dell'ultimo periodo, santo Yalu B5,
Di sera sto utilizzando come secondo siero il siero antirughe alla bava di lumaca di Mileu Cosmetica, di cui abbiamo già parlato. Vi rimando al video dei Finiti Beauty per il discorso appunto del contorno occhi, vi rimando al sito perché c'è il sito. Non ha il costo di Essence, ma non ha neanche un costo di 80 euro a prodotto. È una via di mezzo. Io ce l'ho avuta in regalo, ma vi dico, è stata una piacevole scoperta che terrò assolutamente in considerazione perché comunque sono prezzi gestibili, non eccessivamente esagerati. Questo siero antirughe alla bava di lumaca con effetto lifting immediato, come si può vedere lo sto utilizzando, post Yalubi 5 alla sera, nonostante il caldo, mi sta piacendo tanto. Ha una texture, ragazze, decisamente abbastanza densa, non è liquido, vedete che, insomma, non si muove, però è molto compattante. Io faccio dai 3 ai 5 pump a seconda di come sento la pelle, 3/5, tendenzialmente 3, però ci sono alcune sere che se magari ho trasudato molto, ho bisogno di più idratazione, quindi è ovvio che bisogna regolarsi in relazione alle proprie necessità. Però vi dico, è molto molto buono, ragazze. Io sono stupita, questo è l'effetto, si fonde bene, avvolge, non mi dà problemi, non ha quelle palline odiose, sopra il Yalubi 5 è ottimo, è super mega compattante, distende, ha una profumazione pressoché inesistente, distensivo, non mi prude. È ovvio che poi dipende effettivamente se voi avete qualche problematica con la bava di lumaca. No, a me non ha dato problemi ed effettivamente vedo un effetto ultra distensivo, una piacevole scoperta. Mileu Cosmetica, ve lo linko nell'info box e fatemi sapere se lo conoscevate o l'avete già provato, eccetera. Poi sto utilizzando anche la crema che non so effettivamente se riuscirò a finirla visto il caldo o magari la rimando a climi più consoni, ma effettivamente è un'ottima linea, quindi nuovamente grazie zia per questo regalo di utilizzo, test e skincare che sai appunto che mi piace molto. Ed è un brand molto particolare del quale sono contenta di esserne venuta a conoscenza. Nulla ragazze, il video dei 5 prodotti top del mese di giugno finisce qui, spero di avervi dato qualche dritta utile, fatemelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte, lasciatemi un like di supporto e ricordatevi di seguirmi anche su Instagram dove mi trovate come C4Kate. Ho caldo, mi devo struccare, al prossimo video, ciao!